Siamo a Maglie, in Salento, presso gli spazi del Museo di Paleontologia e Paleotecnologia della città, dove è stata inaugurata una mostra dedicata all'architetto Gio Ponti, dal titolo A tavola con Gio Ponti, gli angeli apparecchiano. La mostra è stata curata da me, Cinzia Concari, e da Roberto Marcatti, con la co-curatela di Salvatore Licitra, referente degli archivi Gio Ponti. Una mostra che racconta un frammento della creatività dell'architetto Gio Ponti, tutto dedicato al mondo della tavola, tavola che verrà poi rappresentata all'interno degli spazi del museo stesso. Un evento promosso in collaborazione con il Mercatino del Gusto. Prima di entrare nel mondo vero e proprio dedicato alla tavola e agli accessori progettati e disegnati dall'architetto Ponti, abbiamo voluto come curatori esporre questo modello che rappresenta la Concattedrale di Taranto, proprio per ribadire come l'architetto Ponti avesse avuto con il territorio pugliese un legame strettissimo, tant'è vero che molto spesso ha raccontato che questa concattedrale tra gli anni 64-1971 rappresentasse per lui la sua migliore architettura, quasi a discapito del famoso grattacielo Pirelli di Milano, che per tutti invece rappresenta un po' la sintesi del lavoro pontiano. Mentre invece questo modellino, che non è mai stato esposto, è stato esposto per la prima volta qui a Maglie, in questo museo, ed è stato restaurato con un cartoncino originale, è proprio un tributo che abbiamo voluto dare al territorio pugliese che ha accolto questa mostra dedicata appunto agli oggetti della tavola di Gio Ponti. L'architetto Ponti aveva una passione sfrenata per la casa e questo si è dimostrato attraverso tantissimi prodotti che lui ha disegnato, dai vetri alle ceramiche, ai lampadari, ma un oggetto curioso che noi come curatori abbiamo voluto esporre è questa macchina da caffè domestica datata 1954. Curiosa perché tutti noi conosciamo Clooney, conosciamo il Nespresso, sappiamo esattamente che cosa è, chi è, ma non immaginiamo invece che un'eccellenza, una delle figure più importanti del Novecento italiano come Gio Ponti, aveva già pensato a una macchina da caffè domestica realizzata e progettata perfettamente nell'anno 1954. Siamo un po' nel cuore della mostra perché viene sottolineato l'importanza che l'architetto Ponti dedicava al ruolo del tavolo da pranzo, un tavolo da pranzo che significava quotidianità e significava nel contempo relazione sociale. Quindi tutto ciò che lui ha disegnato come componenti di questo tavolo da pranzo sono rappresentati qui ad esempio da questo set di piatti in ceramica datati 66-67, ceramica Pozzi, che con questa sinfonia di colori, con questi partner, rappresentano veramente un'esaltazione di quello che noi possiamo mettere a tavola. Tavola che diventa poi un teatro domestico, perché intorno a questo tavolo, a seconda dei colori, a seconda degli accessori, tu racconti la storia non solo tua contemporanea, ma racconti anche la storia di quelli che sono stati i tuoi nonni, i tuoi genitori e di quello che poi sarà il futuro. E infatti questi oggetti sono proprio degli oggetti eterni. Non possiamo non essere attratti da queste piastrelle, ceramiche, i 33 tipi di blu del Mare Nostrum. Ma perché? Ma perché noi siamo i figli del mare Mediterraneo e quindi Ponti in tutti i suoi progetti ha sempre tenuto presente la cultura mediterranea che poi in qualche modo ha attraversato nella casa del vivere all'italiana. Quindi queste piastrelle decorate prodotte dalla Francesco De Maio sono proprio l'esempio di come è possibile
creare una combinazione di blu per arrivare a questi 33 decori che noi troviamo tra l'altro nelle nostre case dell'Italia del Sud, a cominciare dalla costiera amalfitana a Napoli per poi scendere. E quindi sono proprio un tributo ai colori, anche se geometrici, come una coesione, se vogliamo, tra popoli che si affacciano tutti sul bacino del Mediterraneo, quindi con una visione di contemporaneità e di aggregazione che sembra quasi un motto oggi rispetto a quello che sta accadendo nel mondo, soprattutto noi, popoli e figli del mare Mediterraneo. Siamo nel mondo delle piccole cose e proprio per questo questi oggetti sono continuamente sulle nostre tavole. Nello stesso momento in cui tu cucini una pasta al pomodoro, che è una cosa semplice, nello stesso momento tu mangi questa pasta al pomodoro con oggetti semplici, in un piatto semplice, che però rappresenta buon gusto, rappresenta idea, rappresenta soprattutto cultura del progetto. E quindi questo è tutto ciò che traspira da questa mostra, tutti i suoi oggetti, che sono tutti oggetti che vanno in sottrazione. Quindi questo architetto, che è stato l'architetto per eccellenza delle architetture, ha questa capacità, questa forza di voler raccontare invece un mondo delle piccole cose, però importantissime per la nostra quotidianità. Il grattacielo, che ancora oggi con la sua inalterata freschezza ci introduce al centro della città, fu progettato da Joe Ponti. Picasso dice, si on est jeune pour toujours. E questo edificio è nato giovane e adesso è come se fosse fatto oggi. Cioè non è invecchiato. E non invecchierà mai, perché è un edificio essenziale e l'essenzialità è una virtù che non si può superare. Gio Ponti era un eclettico, un architetto con una grande cultura. Ha fondato più riviste, partendo da Domus, Area d'Italia, Stile, Bellezza. Ha scritto più di 1000 articoli su quotidiani e su riviste del settore, ma ha anche pensato ad un premio, per esempio il premio del Compasso d'Oro, che aveva pensato per la Rinascente nel 1954, usciti da pochi anni dalla guerra, e che poi Rinascente cede all'Associazione di Disegno Industriale nel 1964. Era un premio che voleva rendere importante la produzione della cultura industriale italiana, che era uscita dalla guerra in una situazione non così favorevole e piacevole, ma che aveva voglia di riscatto. Oggi possiamo dire che Gio Ponti aveva un suo punto di riferimento preciso, che era lo studio della cultura mediterranea. Per lui il vivere all'italiana era un qualcosa al di sopra di qualsiasi modalità, ed è proprio questo quello che, secondo lui, progettando edifici e case moderne, lo avrebbero reso immortale. È un personaggio che difficilmente la cultura del progetto potrà dimenticare.